Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi presento un altro gioiellino di casa ed è lo strumento che utilizzo per sagomare il legno ed è un Einel TCSS45E che poi vi metto nelle info per farvelo vedere, ma siccome devo tagliare un pezzo di compensato per il prossimo video, per il tutorial del prossimo video, ho detto va bene, approfittiamo, facciamo vedere anche lo strumento. Allora, ci sono vari tipi di questi strumenti, ci sono quelli da banco che si agganciano direttamente al tavolo, proprio qui, io ne ho uno della Dremel che si aggancia ai tavoli, è molto preciso, è molto valido, l'ho pagato neanche tanto meno rispetto a questo perché non crediate che abbia chissà che costo, è sotto i 100 euro, e poi ci sono quelli da tavolo proprio, e questo infatti è uno di quelli. Ha un peso veramente importante, è completamente in metallo e come per ogni strumento che ha un certo peso garantisce una stabilità nella lavorazione. È possibile lavorarci sia senza la protezione che con, quindi se magari abbiamo un po' paura possiamo utilizzare la protezione. Come si usa? Si usa né più né meno come si usa la Proxon per tagliare il polistirolo, solo che quella è a filo caldo e questa è ad oscillazione. Ok, queste oscillazioni che vedete permettono, attraverso una lama che può essere dritta con i dentini oppure come nel mio caso omnidirezionale, quindi la lama è praticamente una spirale piena di dentini, ci permette di tagliare il legno, che sia legno compensato. Questa macchina taglia fino, se non ricordo male, 3 o 5 centimetri, ma credo 5 perché ho preso quella un po' più performante. Vediamola all'opera. A livello di rumorosità, se non aumentiamo di troppo l'oscillazione, vedete, attraverso una manopola io aumento o diminuisco le oscillazioni, non fa molto rumore. Addirittura fa meno rumore di una macchina per cucire, poi ovviamente passandoci sotto il materiale sarà un po' più rumorosa, però noi non alziamo di tantissimo la velocità e andiamo a tagliarci questo pezzo di compensato. Allora, io come vedete non sto usando neanche nessun tipo di guida, ho semplicemente tracciato la linea di taglio giusto per farvi vedere la precisione che si riesce ad ottenere con il macchinario. Adesso mi sono fermata per dirvi che per questo tipo di macchine i tagli dritti sono ovviamente quelli più complessi, però l'importante è procedere lentamente, questi non sono lavori che si fanno con velocità, lentamente e magari a pezzi, quindi ho fatto un pezzetto e sono uscita e questo te lo permette di fare la lama omnidirezionale perché potete praticamente girare il pezzo ovunque, in qualunque modo girate il pezzo di legno, la lama ve lo taglia, mentre con le lame dritte se lo dovete girare dovete fare comunque delle curve perché altrimenti la lama si spezza, ok? È un taglio dritto. Comunque procediamo. Ecco fatto, ci stoppiamo un attimo. Più riuscite a tenere premuto sulla base il pezzo di legno, il pezzo di materiale, questo taglia anche comunque il cartoncino pressato, taglia praticamente tutto, più riuscite a mantenerlo pressato sul piano e più sarà facilitato e preciso il lavoro. Essendo legno, come potete vedere, ho fatto una linea molto dritta che poi andrò a rifilare semplicemente con della carta vetrata, no? Perché è legno. È difficilissimo fare questo tipo di tagli con altri prodotti, io ne ho provati diversi e questa veramente è il top.
Che cosa potete fare con questo macchinario? Ci potete creare delle scritte, ci potete creare delle sagome, ci potete creare quello che volete. L'importante è prendere un po' di manualità. È pericolosa? Certo, se andate a mettere la mano qui sotto mentre oscilla, può essere pericolosa. Si può lavorare con questo? Sì, soltanto che io non ci vedo bene. Con questo mi copre un po' la visuale delle linee di traccia e preferisco evitare. Se vi piacciono lavori creativi di un certo tipo, questa macchina non ve la potete far scappare, ma soprattutto per un rapporto qualità-prezzo che è impagabile. Continuiamo. Ed ecco la nostra tavoletta tagliata e pronta per essere utilizzata. Facilità di questa macchina? È molto molto semplice utilizzarla. È praticamente come se state usando una macchina per cucire. L'unica cosa ovviamente è date il tempo alla lama di tagliare, quindi non pensate di mettere il pezzo di legno sotto e fare questo. Non è una sega circolare, ok? Questo è un traforo elettrico oscillante. Che succede se si spezza una lama? Che potrebbe succedere? Ma con il fatto che questa macchina monta anche le lame senza il piedino, è più probabile che la lama se ne esca dal suo alloggiamento, nel senso si sganci dal suo alloggiamento, piuttosto che spezzarsi del tutto. A me non è mai successo che si è spezzata una lama, al massimo si è sganciata, quindi semplicemente vedete che o da sopra o da sotto la vedete che balla, quindi si allenta. A quel punto spegnete semplicemente la macchina e sostituite e sistemate la lama. Come si fa? È semplicissimo. Questa è una morsa che alloggia all'interno la lama. Ok, non taglia, se io ci metto le dita, vedete? Non taglia assolutamente. È una lama, chiamiamola lama, è una lastrina sottile di acciaio che va infilata all'interno della morsa. Se la voglio sganciare con una chiave come questa, vado semplicemente a svitare un pochino questa vite e la lama se ne viene via. Stessa cosa sotto la macchina, ci sarà la stessa identica morsa, voi allentate e infilate anche da sotto. Ci tenevo invece a dare una valutazione numerica, come abbiamo fatto e come stiamo facendo per gli altri strumenti, a questa macchina. Design, ne ho viste diverse e devo dire che questa a livello di design è molto piacevole da vedere. Il colore è soltanto nero e rosso, quindi non potete andare a scegliere ovviamente sui colori, però non è particolarmente ingombrante, la forma è tipica di un traforo elettrico, però a differenza di altri che sono molto più squadrati, questa ha una bella linea anche arrotondata, quindi come design per il tipo di attrezzo che è potrei dargli tranquillamente 5 punti. Prezzo? Il prezzo 5 punti anche di più, perché veramente poi lo vedete nei link, ha un prezzo irrisorio per quello poi, per tutto quello poi che vi permette di fare questo tipo di macchina. Servizi? È un traforo, è trafora, nel senso che mettete sotto un pezzo di legno e ve lo taglia. A differenza di altri vi permette, come vi avevo detto, di montare sia le lame con il piedino, che sono delle lame che hanno tipo un piedino così, ok, in orizzontale, e si agganciano qui, praticamente si agganciano in questa piccola cunetta e si attaccano, oppure quelle dritte che semplicemente vengono infilate all'interno della morsa. Quindi è già un servizio in più che dà rispetto ad altri. Ha il suo tubicino per aspirare le polveri, il pomello che si trova qui per aumentare o diminuire la potenza, è molto maneggevole, è molto morbido, quindi potete aumentare anche veramente a livelli millimetrici la potenza della macchina. E poi è semplicemente due pulsanti, quindi non è macchinosa assolutamente, è molto intuitiva come macchina. E quindi anche per quanto riguarda i servizi non posso che dargli 5 punti, perché un traforo può traforare, ok? Non può fare altro, quindi servizi 5. Funzionalità 5 assolutamente, perché è veramente semplice da utilizzare, la utilizza anche un bambino.
Come potete vedere, io sono riuscita a fare dei tagli a mano libera perfettamente dritti a squadro. Ok, quindi funzionalità 5 punti, intuitività assolutamente 5 punti, non per ripetermi, ma davvero semplicemente c'è un pulsante di accensione e di spegnimento e una manopola che regola la velocità, punto. Quindi più intuitivo di questo non si può, e ovviamente dovete semplicemente andare poi voi sotto a tagliare. Materiali, è tutta in materiale metallico. L'unico pezzo di plastica che trovate è questa piccola protezione in plexiglass, per il resto non ha niente di plasticoso, è tutto metallo. Quindi anche in questo caso direi 5 punti. Precisione, neanche a dirlo. La precisione è vero che ve la date voi con un po' di pratica, però se siete in gamba riesce ad essere assolutamente precisa, riesce a fare anche dei tagli a distanza di pochi millimetri l'uno dall'altro, quindi io direi che come precisione anche non ci possiamo lamentare. Che dire, ha preso un punteggio pieno di 35 punti, ho pagato sicuramente di più la Big Shot Plus, per dire. E quindi io mi porto avanti con il prossimo tutorial. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuta la macchina, perché veramente se non ce l'avete è una chicca che vi potete regalare, è davvero fantastica. È vero, avete bisogno di un po' di spazio perché questa non la contenete, io la tengo all'interno del suo scatolo, quando mi serve la tiro fuori, però lo scatolo anche è bello ingombrante, lei comunque ha un certo ingombro. Comunque dovete avere un piano dove l'appoggiate, un piano bello resistente dove potete appoggiarla per lavorarci, su questo non ci piove. Per oggi è tutto, vi mando un bacio, un abbraccio e alla prossima. Ciao!